Ciao a tutti, siamo qui oggi con Lara Piazzi, fisioterapista specializzata in senologia. Ciao Sì, Lara. ciao Enrico. È importante anche scegliere un reggiseno corretto in una fase tardiva e non nell'immediato post-chirurgico. Questo perché quando vengono fatti questi interventi così grandi, il chirurgo solitamente dà un reggiseno correttivo che viene tenuto all'incirca 6-8 settimane. In seguito appunto al controllo del chirurgo, quando il chirurgo dice potete passare a un reggiseno normale, io consiglio sempre di evitare un reggiseno con il ferretto, perché la zona, diciamo, dei quadranti inferiore della mammella rimane più delicata, quindi avere un reggiseno col ferretto poi può comportare magari degli arrossamenti o la sensazione di fastidio. Uno dei reggiseni che sul commercio è più venduto nelle pazienti operate al seno è il reggiseno Zero Fill. Ci sono varie marche che fanno questi reggiseni. Si può trovare appunto questa marca Zero Fill nella Slogi ed è un buon reggiseno perché chiaramente, non avendo cuciture, essendo tagliato laser, non comporta poi fastidi di un ferretto delle cuciture che vanno aderire sulle cicatrici. Esistono vari tipi di Zero Fill, ci sono quelli con la coppetta preformata, oppure nel caso delle pazienti che con l'intervento al seno fanno anche una mastopessi o una correzione chirurgica a livello estetico, si può appunto usare anche un reggiseno senza coppetta e quindi non preformato, in modo che sia anche un po' più leggero, un po' più diciamo confortevole per la paziente senza avere poi la coppetta che magari può disturbare. Grazie mille Lara, è stato molto molto interessante. Grazie a te Enrico per l'invito. E grazie a voi che avete guardato il video. Come al solito, rock and roll! E mettete like!